Buona domenica pomeriggio, splende il sole sullo stadio Renato Dall'Ara. Cari amici, oggi è una giornata importante perché per la prima volta presentiamo il libro con questo argomento, perché il nostro Renato Dall'Ara, lo stadio Renato Dall'Ara, è il tempio dello sport, è il tempio della musica, ma soprattutto della cultura. Le gesta che hanno preceduto quelle di Gonzalez e di tanti altri passano anche da Ezio Pascutti. Ormai è uscito, è ufficiale, c'è un libro che si chiama Pascutti, il signore del gol. Chi lo stringe tra le mani è uno degli autori, Fabio Campisi c'è scritto qui, e Fabio Campisi ce l'abbiamo in carne e ossa insieme ad Alessandra Pascutti. Buongiorno Alessandra. Ciao a tutti. Fabio, alla fine, dopo mesi e mesi di lavoro, si è concretizzata la vostra idea. Esattamente, quasi 2 anni di lavoro, siamo partiti da lontano insieme ad Ezio e purtroppo sono andato avanti con la moglie Emanuela e poi in seguito con Alessandra. Un libro, credo, pieno di passione, passione per il calcio, passione per questo grande campione che è stato Ezio, che è proprio qui in questo stadio, in questo manto erboso, è diventato famosissimo, è diventato un grande campione, 130 gol in Serie A senza battere mai un rigore. Un friulano che però poi diventa un fratello, parte integrante di questa città, come te la spieghi? Allora, sono le vecchie storie di una volta, arrivato qui che aveva appena 17 anni, pochi mesi nel settore giovanile, poi ha spiccato il volo in prima squadra, 1° gennaio del 1956 esordito in Serie A, subito con un gol a Vicenza, e lo si ricorda perché già allora fece un gol in tuffo, questo famoso tuffo che poi è ricorrente in parecchie partite, e soprattutto quel 4 dicembre 1956 contro l'Inter, quando di un soffio anticipò Burnić. Quindi questo è il libro, ve lo facciamo vedere. Fabio, questo libro dove lo possiamo trovare? I tifosi dove possono trovarlo? Allora, sicuramente nelle edicole, nelle librerie di Bologna. Voglio ricordare che il signore del gol non è altro che un'affermazione del grande Lucio Dalla, che appunto lo ricordava per il centenario come il signore del gol. Il signore del gol, oggi rappresentato anche da Alessandra. Alessandra, che effetto fa poter leggere e vedere le tante foto che ci sono all'interno di questo libro? Devo dire, per me è stato bellissimo perché ero molto piccola quando papà giocava con tanto successo, quindi io stessa ho appreso da questo libro cose che non conoscevo. È stata una vita piuttosto ricca, devo dire, certamente non banale, che l'ha portato da un piccolissimo e povero paesino friulano alla maglia del Bologna e della nazionale.